Buonasera e bentrovati a questa edizione della TGR. Allora, da oggi primo giorno di riaperture, Molise giallo, ma anche nuove e intensificati controlli. Tolleranza zero, annunciano le forze dell'ordine, che però lanciano anche un appello, ovviamente, alla responsabilità. Sergio Bucci. La zona gialla non è un liberi tutti, lo ribadisce il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, il quale rimarca l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo della mascherina anche all'aperto. Ma da oggi i controlli sulla base della circolare inviata ai prefetti dal Viminale diventano più stringenti e da questa sera si concentreranno, aggiunge il questore, in particolare con bar, ristorante e pub già aperti, proprio nei locali e nelle zone della Movida per evitare assembramenti. Insomma, le forze di polizia, continua Conticchio, si adopereranno affinché vengano rispettati tutti i protocolli di sicurezza e che il rientro a casa avvenga così come prevede il decreto del governo entro le 22. Tolleranza zero, avverte Conticchio, per chi trasgredisce e i controlli sempre mirati continuano anche nella provincia di Isernia. Questo cambiamento di colore non ha comportato un cambiamento della condotta, dell'attività di controllo che l'arma del Comando Provinciale di Isernia svolge sul territorio. Continuiamo quindi quelle attività che sono finalizzate all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e a quella giusta profilassi che tende a tutelare la comunità. E questo l'appello che il prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, rivolge ai cittadini. Ciò che è importante è che comunque si osservino sempre e comunque tutte le misure di tutela previste dalla normativa e quindi l'uso della mascherina, il distanziamento tra le persone, il lavaggio delle mani e comunque una certa attenzione nell'evitare possibili assembramenti. Un appello alla responsabilità di tutti, dunque, affinché prevalga il buonsenso, consapevoli che la libertà ritrovata è condizionata dal rispetto delle regole, senza le quali si rischia di ripiombare nelle fasce di massime restrizioni.